Namaste, io sono Ace the Brave, bentornati a un altro Let's Play che comincia con oggi e finirà anche oggi probabilmente perché sono qua con Yuga. Ciao a tutti, grande ritorno. Il grande ritorno di Yuga. Siamo a giocare a un gioco che mi ha consigliato lui, che sì, è un picchiaduro a scorrimento per chi si ricorda, but... Sederi, esatto. C'è la signorina qua, che è la guardiana metamorfica. Esatto, è metrosessuale. Esatto, che è interessante che chiama... Animali! Che chiama la potenza degli animali. Ecco, l'unione dei vostri poteri, evocate esatto. Capitan no, Planet. No, ah, no, no, non è Capitan Planet. È qualcos'altro questo. C'è Ban, Claude, Max e Ivan. È un camionista. È un camionista, esatto. Delle belle persone. Adesso devono liberare la Terra per salvarla con Metamorphic Force. Questo qua è un misto tra Power Ranger e... Capitan Planet e... basta. Ok, è un gioco che stiamo... È Growl, esatto. Perché per fare le relive. È sempre... Come on! Mettiamo 8 milioni di... Mettiamo 8 miliardi di crediti e giochiamo. Stiamo giocando col Mame. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Allora, abbiamo... Te piaceva il camionista, immagino. Io prendo... Randy Savage prendi. E io prendo il lupo, dai. Andiamo col lupo. Awaken! Esatto. Tra l'altro siamo agli ordini di soffitte di Soul Calibur. E ci sono dei goblin. Cioè, l'animale con... Esatto. E come vedete, sono anche le armi a tema. Vittoria okay, spada e un tronco, perché... Io sono Lady Oscar in questo momento. Esatto, io sono un camionista di mezza età. Score up! Ho fatto più punti. Tra l'altro assomiglia a Growl perché abbiamo anche le barre dell'energia a numero. Ah, giusto, è vero. Puoi tra attaccare... l'altro la cosa bella è che puoi attaccarli anche quando sono per terra. Puoi infierire come in un buon Growl che si rispetta. Esatto. Gioco semi sconosciuto, io non l'ho mai sentito prima d'ora, sinceramente, però... ma... Il bello di questo gioco è che ci trasformiamo! Adesso sono il lupo. Io sono l'orso con la panza. Ok. Sono il cugino palestrato di Winnie the Pooh. Quello che alle cene di famiglia non si parla mai. Esatto. Il mio attacco volato è una sederata. Non parla mai perché ha la bocca strapiena di cibo. Cioè, rendiamoci conto che io attacco cadendo di sedere. Io faccio salti calci volanti come tutti i lupi sanno fare. Esatto. Cioè, è un attacco tipico dei lupi, calcio volante. Tra l'altro, wow. Non sapevo che le lucertole avessero sangue tipo fucsia. Chissà se ci sono le. Ci sono quelli che vedi. Ci sono. Aspettano il loro turno sotto. I classici. Ah sì, questo ovviamente essendo un picchiaduro a scorrimento a tutte le. Chi è questo qua? Tutte le cose possibili di. Oddio! Tu hai fatto la super mossa. Ho preso dell'ecstasy. E cominciamo con cartomanzia qua, a quanto pare. Ecco, siamo. Un gioco con i riti satanici già al primo schema. La luna nera. Ah no, scusate. No. E che bella vocina. Non dobbiamo metterci in quell'area. Cosa sto facendo? Veniamo. Ok, questa è la. Sì, se prendi la statuetta per trasformarti, quando ci sei già trasformato, fa tipo una super gratis. Mi piace tantissimo i calci che gli abbiamo dato da per terra. To! Ma è una velocità. Cioè, io tiro sederate sugli stinchi. Au. No. Come al solito, c'ha la priorità d'attacco. E tra l'altro, perché non puoi correre? Au. E ci sono i maledetti di Golden Axe che ti lasciano giù. È vero. Con la potenza della panza. Con la potenza del bosco, del bosco di 100 acri. E sono riuscito. Sì, è Ocuto qua. Distruzione da Ocuto. Sì, che tra l'altro. Life up, score up. Sì, che tra l'altro ho dovuto camminare per poi mettersi.